E questa volta il nostro viaggio parte proprio da Morghengo, dallo Sporting Club Monterosa Novara. Io sono con Bonito e si sta svolgendo in questo weekend il 5 e 6 maggio per la prima volta il concorso internazionale di completo, la seconda tappa MIPAF organizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e riservata ai cavalli italiani di 4 e 5 anni. E ancora la seconda edizione di Cavalli e Motori per vedere i cavalli di una volta con i cavalli moderni. Seguiteci! Siamo con il presidente dello Sporting Club Monterosa Novara, notaio Claudio Di Montini. Oggi è una giornata importante, in realtà è un weekend questo del 5-6 maggio, davvero significativo, con appuntamenti nazionali in cui il Made in Italy prevale, internazionali e un grande connubio dell'evoluzione dei cavalli. Sì, per la prima volta il nostro centro esordisce a livello internazionale. La gara è nel calendario della Federazione Equestre Internazionale, questo ci rende molto orgogliosi. Abbiamo promesso qualche anno fa di portare l'equitazione novarese alla ribalta nazionale, l'anno scorso siamo riusciti a farlo e adesso ci affacciamo all'internazionale. È un segno di grande crescita del nostro centro, sia per quanto riguarda i concorsi, sia per quanto riguarda la scuola di equitazione. Quindi siamo molto soddisfatti di questa progressione, sono anche sicuro che ci sono sicuramente dei margini di miglioramento. Abbiamo anche delle importanti riconferme. Oggi, oltre all'internazionale, si svolge la tappa MIPAF del Ministero delle Politiche Agricole. È una tappa di un circuito di completo dedicato ai cavalli italiani. Questo perché il Ministero vuole spingere sull'allevamento dei cavalli italiani. Noi condividiamo questo progetto perché il nostro capitano della squadra agonistica, Federico Riso, che è un pluricampione italiano di completo, monta cavalli italiani e sta crescendo cavalli italiani che un domani speriamo possano arrivare a queste gare internazionali. È un momento anche importante perché oggi sono le finali dei campionati regionali di completo. È importante perché comunque qui oggi si vedrà un po' la squadra che affronterà l'8 e 9 settembre, sempre presso lo Sporting Club Monterosa, la finale della Coppa delle Regioni. Praticamente tutte le rappresentative regionali d'Italia giungeranno qua nel nostro centro per disputarsi la Coppa Italia, un po' calcisticamente parlando. Quindi momenti importanti e abbiamo voluto condividerli con l'Autoclub Automatori di Novara, che sono vecchi amici di lunga conoscenza, per fare questa seconda edizione di Cavalli e Motori, cioè far unire un po' i vecchi cavalli di un tempo che oggi hanno una vocazione puramente sportiva con i loro discendenti meccanici che sono poi le autovetture nella loro evoluzione. Una palestra importante quella dello Sporting Club Monterosa, anche perché qui ci sono degli atleti della nazionale che stanno preparando quelli che sono ormai gli imminenti appuntamenti con i mondiali USA 2018. Sì, il nostro responsabile della scuola di equitazione, Federico Riso, è un giovane atleta delle Fiamme Oro, è stato 6 volte campione italiano, medaglia di bronzo Young Rider di completo e si è qualificato ai mondiali degli Stati Uniti del 2018. Su questi terreni sta preparando appunto questo mondiale e sta preparando e crescendo dei cavalli addirittura per le Olimpiadi. Quindi un progetto sportivo di alto livello per fare equitazione di alto livello. Il nostro centro consente di fare sia l'equitazione da diporto per il piacere semplicemente di andare con questo splendido animale, ma per chi fosse intenzionato invece a fare un progetto sportivo importante, altissimo livello, Federico Riso ha tutte le capacità, il curriculum, l'entusiasmo e la passione necessaria per ottenere grandi risultati. Grazie Presidente. Grazie a voi.
Siamo con Luca, il cantiniere, diciamolo così, di una delle cantine più importanti del territorio, che è Colli Novaresi, ed è la cantina sociale più importante d'Italia, o meglio, la prima costituita. Esatto, la prima costituita in realtà è stata costituita ad Oleggio, ma poi noi abbiamo assorbito quello che era la cantina sociale di Oleggio, appunto, che è stata nel 1890, adesso non vorrei dire una sciocchezza, attorno a questa data era stata fondata dai primi soci, e poi purtroppo la situazione è diventata diversa e la cantina sociale di Fara ha assorbito appunto quella che era di Oleggio. Possiamo vantarci ancora del titolo, perché insomma è una cosa acquisita. Lavoriamo appunto le uve qui delle nostre zone, dai DOC alle uve comuni, i classici Nebbiolo, Croatina, Vespolina, Uva Rara o Bonarda, ecco, chiamato qui da noi. E niente, lavoriamo circa un 7.000 quintali di prodotto. Dopodiché abbiamo varie strade che gli facciamo fare, alcune appunto qui nelle botti per l'invecchiamento. E a proposito di questa botte, che contiene 65 ettolitri di vino, perfetto. Allora, lei ci ha raccontato una curiosità particolare, poi passeremo a quella accanto per far vedere che cosa succede, quando è vuota, quando è piena. Queste botti vengono pulite manualmente. Sì. E quindi io vorrei invitare la nostra Roberta a far vedere che da questa insenatura si inserisce non un bambino, ma un uomo. Un omino, sì, una persona. Andiamo appunto perché dopo un certo utilizzo il vino rilascia dei tartrati che vanno a fare una sorta di camicia appunto su questo legno. E dobbiamo andarlo a togliere perché altrimenti il tartrato con gli anni va a creare dei problemi al vino, ecco. Quindi entriamo tutti belli mascherati, secondo tutte le leggi del caso, e andiamo a togliere manualmente quello che è poi il tartrato. L'insenatura è piccola, ma la botte è alta, quindi che cosa succede al suo interno? Al suo interno si entra con una canna dell'acqua, con dei raspini o del materiale appunto per andare a togliere questo tartrato, e poi viene espulso con dei secchielli e cacciato fuori con delle scope semplicemente. Luca, esistono dei prodotti particolari, anche perché ovviamente la procedura è una procedura che voi seguite, ma per curiosità dei nostri telespettatori immagino che, anzi sicuramente, al suo interno il prodotto che viene usato per pulire la botte deve essere un prodotto che non lascia nessun tipo di residuo. Allora no, qui non utilizziamo nessun prodotto nel legno, perché il legno, essendo un materiale assorbente, non possiamo utilizzare nessun prodotto chimico, cioè i tartrati che rimangono attaccati rimangono attaccati e non fanno niente di male, ecco. Per cui prodotti chimici qui non ne vengono usati, vengono utilizzati magari per pulire l'acciaio o i sempreppieni in vetroresina, ma perché hanno una più facile liquefazione, adesso la parola. Quindi in realtà vengono solamente recuperati quelli in eccesso. Ma spostiamoci alla botte successiva, che è una botte piena in questo momento. E quindi la pressione del vino, che ovviamente nella parte bassa è forte, che cosa accade? Come lo risolviamo? Ma noi abbiamo appunto queste botti, sono tutte fatte manualmente ovviamente, anche le portelle sono fatte manualmente, per cui ogni singola botte ha la sua, nel senso non possiamo scambiare una con l'altra per le dimensioni. Andiamo a chiuderle semplicemente con del mastice, così che non fuoriesca questa cosa. Chiaramente si tira, si picchia finché la cosa diventa abbastanza ermetica. Ovviamente capita anche quella volta che non è chiusa bene, si ritira fuori tutto, si rimette, si rifà tutto il processo. Questo è un po' la prassi, ecco. Quanto amore e quale tradizioni ci sono? Ci spostiamo così, abbiamo questa visuale magnifica di tutte le botti, ci mettiamo qui al centro, Luca. Quale tradizione? No, immagino che questa è una tradizione che va avanti con le generazioni delle famiglie. Sì, delle famiglie, anche se purtroppo si è un po' persa, perché negli anni si è preferito andare
a lavorare nella fabbrica, no? Come si diceva. Adesso fortunatamente sta un po' tornando, c'è un recupero proprio anche di alcuni vigneti storici, si prova insomma a riportare quello che era in auge un po' di anni fa, con le varie difficoltà che ci sono al giorno d'oggi, burocratiche, anche detta volgarmente del vil denaro, però oggi è molto più complicato andare a ripristinare le cose. Da una parte molto più complicato, dall'altra, ringraziando sempre le generazioni dei bisnonni che con le mani e con una testa, ma con la conoscenza specifica di un territorio e di un prodotto dato proprio dal passaggio generazionale, oggi invece le università, gli studi, le preparazioni, i corsi, no? La formazione ci portano a far sì che anche i giovani tornino ad un'origine familiare, ma con una preparazione e una visione anche internazionale. Sì, sicuramente il vino italiano va un po' in tutto il mondo ormai, nel senso che è molto apprezzato ovunque. Le faccio un piccolo esempio: io da qualche anno sto seguendo anche in prima persona delle vigne direttamente, che alcuni soci storici della cantina non hanno più la forza di farle. E io ho un signorino di 86 anni che mi insegna e mi segue e mi mazzuola anche tutti i giorni. Lui viene e mi dice: no, è meglio, fai così. È una memoria storica che va a aiutare anche noi, tra virgolette, giovani, anche più o più o meno giovani. Ecco, è un... Bene, adesso a noi ci tocca solo andare a degustare. Andiamo a bere. Andiamo a degustare. Siamo con il presidente dell'Autoamatori di Novara, Peppino Leonetti. Oggi un tour meraviglioso per cavalli e motori. Sì, veramente, una giornata magnifica. Abbiamo apprezzato tantissimo questa vostra accoglienza, questa organizzazione perfetta. Questo tour è stato interessantissimo. Abbiamo visitato questa magnifica cantina di Fara e con le nostre macchine, insomma, abbiamo apprezzato anche questo panorama nostro novarese. Presidente, cosa unisce tutti gli amatori delle auto d'epoca? Beh, direi che questo gusto della conservazione di queste automobili, che sono diventate un patrimonio sicuramente per la nostra nazione, e poi anche questa socializzazione dei vari soci nel trovarsi, nel discutere di automobili, ma anche nell'andare a spasso e apprezzare un po' tutto quello che è la nostra bella Italia. Immagino che voi facciate davvero tanti raduni nell'arco dell'anno, ma come avete accolto questo invito e questa evoluzione dei cavalli di ieri con i cavalli di oggi, con i cavalli meccanici e i cavalli vivi? Beh, in effetti con entusiasmo, perché proprio questo abbinamento è sicuramente una cosa molto, molto particolare e piacevole, è un ambiente che direi che accomuna delle passioni e quindi è sicuramente apprezzato da tutti noi. Ecco.